Ti stai avvicinando al mondo del video editing e cercando su YouTube o su Google hai trovato parole come diaframma. Oggi ti spiego cos'è. Ciao, io sono Luca e in questo video ti spiegherò cos'è il diaframma nella fotografia e nel video editing. Forse anche tu come me hai un gatto e avrai notato che quando i suoi occhi sono esposti alla luce più forte, la pupilla si assottiglia. Quando invece la luce viene a mancare o è quasi buio, la pupilla diventa molto più grande. Ma anche se non hai un gatto, l'esempio lo puoi fare sui tuoi occhi. Ti sarà capitato di fare una fotografia e vedere che i tuoi occhi aumentano e diminuiscono la grandezza della pupilla. Ora pensa al diaframma della tua fotocamera come la pupilla dell'occhio umano. Se c'è più luce, il diaframma si chiude. Se c'è meno luce, il diaframma si apre. Questo meccanismo lo si ha perché la tua fotocamera ha bisogno di far entrare più o meno luce al proprio sensore a seconda di quanta luce c'è all'esterno. Fisicamente il diaframma è un meccanismo costituito da lamelle che si sovrappongono fino a circoscrivere un cerchio. Un po' come sul tuo smartphone o alcuni vecchi tipi, quando scattavi la fotografia vedevi questo diaframma chiudersi. È esattamente quello che succede in una fotocamera reale. Quando dunque in fotografia o nel video editing si parla di apertura, si fa riferimento proprio al diaframma. La dimensione del foro che si ottiene aprendo o chiudendo il diaframma si misura in stop. Al crescere dunque di ogni stop si dimezza di volta in volta la quantità di luce che entra nel tuo obiettivo. Al diminuire invece di ogni stop si raddoppia la luce che entra nel tuo obiettivo. Ad esempio, quando vai a cambiare l'apertura del tuo diaframma da f4 a f8, stai dimezzando la quantità di luce che entra nel tuo obiettivo. Dimezzare proprio perché stai aumentando il numero degli stop. L'apertura che andrai a scegliere del tuo diaframma non andrà solo a incidere sulla quantità di luce che entra o meno nel tuo obiettivo, ma va a cambiare completamente il risultato del tuo video o della tua foto, perché va a cambiare la profondità di campo per quanto riguarda un soggetto in primo piano e ad esempio lo sfondo. Essenzialmente puoi ad esempio fare una differenza sul primo piano e sullo sfondo semplicemente cambiando la luce che entra in macchina, proprio perché la profondità di campo è strettamente collegata al numero di stop che andrai a scegliere sul tuo diaframma. La scelta dell'apertura quindi andrà a determinare quale parte della porzione visiva andrai a mettere a fuoco e quale parte rimarrà sfocata. Ad esempio, una leggera sfocatura sullo sfondo è un modo creativo molto utilizzato per creare un focus maggiore su un soggetto. Un po' come nel mio caso, sono a fuoco e la parte dietro di me è sfocata. Questo perché sto usando un'apertura F4 in modo da sfocare un po' lo sfondo e avere una profondità di campo limitata. Se nel mio caso avessi voluto avere una profondità di campo maggiore, quindi avere tutto nitido e tutto a fuoco, avrei dovuto diminuire la luce in ingresso della macchina e quindi aumentare gli stop. Da un F4 avrei dovuto portarlo ad esempio a un F8 o un F16, esagerando F22, ma in questo caso sarebbe entrata comunque molta meno luce e avrei dovuto avere un ambiente molto più luminoso. In questo esempio ti sto mostrando l'intervallo classico di tutti gli stop, che possono essere frazionati o possono essere a numeri interi, come in questo caso. L'esempio ti fa capire come più il diaframma è chiuso, più la luce farà fatica ad entrare. Più il diaframma rimane aperto, più luce entrerà e più sarà sfocato lo sfondo. Valori bassi come F1.8 o 1.4 indicano una minore profondità di campo. Valori alti come un F22 indicano una maggiore profondità di campo. Significa che puoi vedere molto più nitida e molto più a fuoco una maggiore porzione del tuo campo visivo. E quindi come profondità di campo andrai a mettere a fuoco molto più lontano un paesaggio, ad esempio. Se invece vuoi fare una foto o un video a un soggetto sfocando il paesaggio dietro, dovrai usare ovviamente un'apertura diversa.
Aprendo una parentesi, ad esempio, su un F molto basso, come un F1.4, 1.8, un F4, anche in questo momento, si va a giocare con una sfocatura sullo sfondo. Quando si esagera con questa sfocatura in maniera creativa, si va a cercare un effetto bokeh, sempre che si pronunci così. Il bokeh è un sistema creativo attraverso il quale il fotografo o il videomaker riescono a creare uno sfondo particolare enfatizzando l'apertura del diaframma. Nel gergo fotografico il significato di bokeh è la resa fotografica delle parti non a fuoco. E questo concetto è dunque strettamente legato al discorso della profondità di campo. E come dicevamo, una profondità di campo maggiore mette a fuoco tutto quello che c'è dietro al soggetto e quindi non esalta solo la parte in primo piano, ma mette a fuoco tutto. Puoi ad esempio sfocare volontariamente delle aree della zona in cui vai a fare la ripresa in modo che si possa enfatizzare solo una parte della porzione visiva. Aumentando l'apertura del diaframma, puoi avere delle aree nella tua foto volutamente sfocate che creano un effetto particolare, molto creativo e molto usato oggi in fotografia. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Come sempre ti chiedo di mettere un like a questo video o di iscriverti al canale e ci vediamo al prossimo video.